lasciatela. È peggio da come l'ho lasciata. Bisogna essere sobri, non bisogna neanche cadere troppo nell'attivismo perché impazzisci. La mia amica divertente non c'è più. Tanto non ridiamo, eh? Che diventi come loro? Questo bisogna fare e qualcuno lo deve fare. Grande commozione e riflessione hanno caratterizzato la presentazione del film Mur di Kasia Smutyniak ieri sera al Flaiano Film Festival 2024. L'attrice e regista polacca ha esordito dietro la macchina da presa con un'opera toccante e potente che esplora temi di grande attualità e importanza sociale, un diario intimo e una denuncia coraggiosa. Mur si colloca nel contesto del marzo 2022, quando l'invasione russa dell'Ucraina ha scatenato una crisi umanitaria senza precedenti. L'Europa, e in particolare la Polonia, si è mobilitata per accogliere i rifugiati ucraini con grande generosità. Tuttavia, proprio la Polonia ha contemporaneamente avviato la costruzione del muro più costoso d'Europa al confine bielorusso, una barriera destinata a impedire l'ingresso di altri rifugiati. La regista, con un'attrezzatura leggera e con l'aiuto di alcuni attivisti locali, è riuscita a documentare la realtà cruda e nascosta della costruzione del muro. In una sala gremita, quella del cinema Sant'Andrea di Pescara, Kasia Smutyniak ha partecipato a un intenso dibattito con il pubblico dopo la proiezione del film. Questo documentario in qualche maniera è una ricerca delle risposte ad alcune domande che si stavano formulando nella mia testa. Stavo seguendo il proprio istinto ed è quello che è stato. Non lo sapevo perché e anche questo era molto interessante. Qualcosa dentro di me stava cambiando e io non riuscivo più a tornare indietro. E ho voluto analizzare cos'è che ha scatenato questo cambiamento. Non mi bastava l'indignazione, l'ingiustizia, il fattore umanitario. Dentro di me probabilmente c'erano delle domande non risolte, dei tratti non scoperti, non pienamente analizzati, e quindi come non ho mai analizzato la mia infanzia passata in un ex ghetto e la vicinanza a quella storia, che indubbiamente e anche inevitabilmente mi ha cambiata. Spero tanto che chi ha voglia di vedere questo documentario, ha voglia anche di approfondire, magari di riflettere di più sulla condizione umana, su quello che siamo noi oggi, prendendo in considerazione quello che eravamo ieri. Penso che non esiste un futuro senza l'analisi del proprio passato. Siamo stati capaci di dividere le persone in due categorie, anche solo guardando quello che è successo agli inizi della guerra in Ucraina. C'era qualcosa che mi mancava, qualcosa che sembra facile, però quella cosa era dentro di me e intorno a me, quella differenza era già un muro che io a quel punto volevo raccontare facendo questo film. E rovinati.